Da quanti anni vive qui a Monfalcone in Italia? 4 anni. 4 anni. Perché la copre? Non può scoprirsi? E non vogliamo dire. Monfalcone, Italia. In questa città il 30% della popolazione è straniera, principalmente di religione islamica. Tra madri in burka e bambine velate ci chiediamo se è con questo tipo di integrazione che dobbiamo immaginare il futuro del nostro paese. Scusa, io parlare no italiano. Non sai l'italiano? No. Il grosso limite è sicuramente la lingua. Le mamme non sono in grado di aiutare i propri figli a fare i compiti. Le bambine cominciano a essere quasi tutte velate dalla terza elementare. Si è saputo di casi di ragazze che intorno ai 15 anni, 16, sono state portate al loro paese per essere date in sposa a qualcuno che non conoscevano probabilmente. E quindi poi ritornate non frequentavano più e c'era l'abbandono scolastico. Avete rapporti con loro? Sì, io sono rappresentante di classe, quindi mi tocca doverlo fare, diciamo, interagire con loro. Molte purtroppo non parlano italiano, io parlo inglese, cerco di includerle. Ho 3 figli e praticamente sono anni che sono in questa scuola e ogni anno è sempre peggio la situazione. Parla italiano? No, mamma no, io sì. La mamma lavora? No. Non vuoi lavorare? No, Molia non lavoro. Molia lavoro a casa, come non lavoro? Perché non lavoro? Perché per loro è un fattore culturale. La donna non lavora. Questo assistente sociale non vuole mostrarsi in volto perché teme di perdere la fiducia delle donne che si sono rivolte a lei per chiedere aiuto. C'è anche una parte di donne che richiedono e dimostrano di volersi emancipare, però spesso non è accettata da loro. Si può, insomma, riscontrare una situazione di sottomissione. Però alle volte sono loro in primis a chiedere l'intervento del marito, nel senso che io voglio parlare con loro e loro mi rimandano al marito. Da quanti anni è qua? 12 anni. 12 anni? No, ma lei lavora? No, no. Sta a casa? Sì. 3 bambini. Con gli insegnanti parla lei o suo marito? Con il marito. Le vedi che passeggiano mediamente con i mariti e mediamente vedi una situazione in cui il marito cammina davanti e loro sono dietro. Posso fare una domanda a lei? Lei arriva nuovo, non parlare più di italiano. Da quanti anni è in Italia? 2 anni. 2 anni. 2 anni in Italia. Lei parla italiano? No. No, poco, no. No italiano. Non è possibile che tu vieni in Italia pensando di vivere ancora nel tuo paese di origine. Diventa necessario un intervento normativo forte per eliminare la possibilità di coprire integralmente il volto e direi non soltanto per motivi di sicurezza ma anche per recuperare il valore e la dignità della donna che in questo modo sono assolutamente calpestati. Lei da quanto è in Italia? 11 anni. Lei lavora? Ho aperto una società, lei è amministratore. Quindi lei lavora? No, io no, io lavoro casalinga. Lavoro faccio io, basta che lei firma è amministratore come, no? Noi proprio non piace che moglie manda a lavorare. Moglie, una donna, deve essere a casa a lavorare. Sempre. Bambino, cucinare, casa devi sempre pulire, manda a scuola, prende a scuola, fare la spesa. Donna lavoro così mio paesano, non lo so altri, di qua è diverso, è altre parti diverso.